Cari Indie Zoners, ben ritrovati. Ci stiamo recando all'appuntamento con una delle band storiche per lo ska italiano, gli Shandon. Passeremo una giornata intera con loro, assisteremo al concerto di Genova e ci faremo raccontare il nuovo disco Il Segreto, appena uscito a marzo. A presto, ciao! Bene, grazie Shandon, grazie Olli, sul furgone direzione Genova. Raccontami un po' come è nato Il Segreto, che è il primo album completamente in italiano degli Shandon e che vede diverse partecipazioni nel panorama punk rock, rock italiano indipendente. Dopo 12 anni, diciamo che io e Max ci siamo ritrovati, ci è venuta voglia di fare questo disco perché avevo delle canzoni nel cassetto che poi ho fatto diventare gli Shandon, e dopo Back on Board abbiamo fatto questo brandelli d'Italia per diciamo ricordare le band italiane che ci hanno un po' influenzato in crescita agli inizi, quindi diciamo che dopo un disco così volevamo provare a fare qualcosa di diverso, e vedendo un po' cosa stava succedendo in Italia mi sono un po' reso conto che i concerti che stavamo facendo erano al 99% in Italia e non all'estero, quindi mi sono detto ma sai che c'è, potremmo fare quella cosa che ci siamo sempre detti e non l'abbiamo mai fatto, cioè di provare a fare un disco totalmente in italiano, come così, come idea, vedere come fare. Poi mi è venuto in mente che fare un disco in italiano, non avendo mai avuto questa esigenza, poteva partire da un'idea e coinvolgere delle persone che abbiamo sempre stimato della scena italiana, che hanno sempre scritto testi che ci piacevano molto, e quasi proprio tirarli dentro anche nella scrittura dei pezzi. Praticamente abbiamo deciso che chi dovevamo fare, cioè chi dovevamo contattare, e a un certo punto alcuni nomi sono arrivati proprio tranquillamente, un po' per l'amicizia e per la conoscenza che ci lega da tanti anni, e in alcuni casi invece sono io che ho scritto il testo e poi ho coinvolto indicativamente, vedete così. Coinvolgimento quindi sia nei testi ma anche nella scrittura dei brani, quindi parte musicale? Sì, alcuni sì. Pancras, piuttosto che Save the De Rosa, piuttosto che come si chiama? Ariel dei Pain, sono stati quelli che mi hanno subito fatto capire che li prendeva bene scrivere per loro. Scrivere in italiano com'è stato? È un incubo. No, perché purtroppo c'è una cosa che quando tu scrivi in inglese da sempre, c'è una cosa che devi tenere in considerazione che si chiama flow, che pensano tutti che è una cosa semplicemente legata all'hip hop, ma non c'entra un cazzo con l'hip hop. La parola flow è la differenza che fa il modo di dire una cosa e non che cosa stai dicendo, e fondamentalmente è dentro la cultura, parte da una cultura prevalentemente afroamericana e poi si è questo tipo di modo di scrittura è entrato nell'immaginario pop qualsiasi, anche nel testo di Lenny Kravitz troverai una frase che avrebbe potuto dire Nilla Pizzi, ma come la dice lui è figa. Quindi questo flow è sempre stato l'importante dello scrivere in inglese per noi, mentre adesso partire da un'ottica italiana dove il flow non c'entra niente ma è più una roba del che cosa dici e non come lo dici, e quindi trovare un nesso con la nostra testa che non è più da ventenne contro qualsiasi cosa, una testa politica, una testa punk, ma una testa di un adulto di 40 che magari vuole dire delle cose diversamente. Fondamentalmente ho pensato vorrei fare un disco dove per una volta si parlasse non di cosa siamo contro ma di che cosa si potrebbe fare, di che cosa si può salvare, di che cosa invece è ancora bello parlare. E quindi ho contattato sia Pancas che Sebi, Ariel e KG Man, che poi ha scritto anche lui il testo per Independence Day, spiegandogli questa ottica che avevo, e poi anch'io quando mi sono messo a scrivere i testi ho pensato non basta fare per forza la musica indipendente contro, facciamo la musica pro. Ottimo.
Perché in me the vessel of your friends, I lost my brothers or the age of the sound. Never looking for a way to get high every night. Where there's a secret, no easy way to the top. I'm better than a man, the best of your friend. Pronto. Ottimo. Quindi un cambio d'approccio. Sì, a sì, proposito sì. di questo, come sono cambiati gli Shandon dall'inizio con i vari dischi di cambiamento, quindi Not So Happy To Be Sad piuttosto che 69, che... Ma musicalmente? Sì, musicalmente. Beh, devo dire che l'indone che poi chiamiamola emo, che era, c'era su 69 e era iniziata leggermente su Not So Happy To Be Sad, quindi canzoni un po' più tristi, lo scampo messo da parte eccetera eccetera, era dovuto al fatto che a forza di suonare all'estero vedevamo che la musica in generale si stava spostando su quella roba lì, e quindi annusando questa percezione, questo cambiamento, anche noi siamo andati lì. A distanza di anni lo ska punk non è più in voga, uh-huh. quindi per assurdo è tornata la voglia di essere un po' più free e non per forza seguire un filone di dove sta andando la musica, perché tanto adesso la musica sta andando veramente in un'altra direzione. Quindi libero per libero faccio quello che voglio, mi sono permesso di dire ok, ragiono così, tanto comunque le canzoni al 99% partono da me, quindi penso parto con un'ottica di che cosa voglio dire, come ti ho detto prima per i testi, e poi in base a quello vedo che cosa mi esce a livello di atmosfere. Fortunatamente questa nuova formazione degli Shandon, senza leccare troppo il culo, è formata da persone sorridenti, c'è armonia tra di noi, non ci sono scazzi, non ci sono tensioni, e quindi anche il disco questo è fondamentale, una tensione. Certo. Mentre gli ultimi due dischi degli Shandon, 2003-2004, già si percepiva che c'era un po' di apatia, di scazzo, un po' nella musica e un po' tra di noi, quindi questa cosa ha cambiato radicalmente. Senti, panorama ska, diciamo, italiano, come lo vedi e come si inseriscono gli Shandon all'interno di questo panorama? C'è mai stato un panorama, cioè nel senso c'è stato un pochino negli anni 90, ma è quasi finito subito nei primi 2000, quello ska intendo. Sì, sì. E quelli rimasti sono quelli che ci sono ancora adesso, quindi non è che... Poi so, ho ascoltato qualche band un po' più giovane così, però fondamentalmente non ho trovato nessuno che mi fa saltare dalla sede e dico cazzo, questi hanno qualcosa da dire e non stanno copiando una cosa già fatta da qualcuno sia in Italia o all'estero. Cioè ci sono degli ottimi musicisti che mi hanno fatto questa impressione, ma in altri generi musicali, non nello ska. Ok. Oggi stiamo andando a Genova, che è la seconda data dopo la pubblicazione del nuovo disco. Prossimi impegni, a parte Genova, ci sarà Trezzo. C'è un Trezzo che ci teniamo tanto, insomma, perché... Saranno un po' di chicche, no? Di special guest. Sì, abbiamo un bel po' degli ospiti del disco, ci sono. Poi abbiamo Ricky, i suoi amici di spalla, che Max fa parte anche di quella band lì, quindi... Io tra l'altro ho prodotto il disco di Ricky e i suoi amici, quindi comunque c'è quel legame lì, quindi diventa proprio una festa tra amici, e speriamo che questa cosa venga fuori anche con il pubblico, anche perché la figata di tornare al live è che siamo amici sia di quelli del live, e la figata di suonare al live è che un sacco di gente che magari durante l'anno non viene tanto a vederci, quando suoniamo lì viene a vederci perché sa che è una cosa speciale. Ottimo. Ottimo. Impegni estivi, avete già programmato qualcosa? Sì, in realtà abbiamo già più di 15
15, 17 concerti già in ballo da qui a settembre, però non sono ancora stati pubblicati perché alcuni sono in fase di conferma o robe contrattuali così. Italia, però, estero? Estero per ora nulla, ma ci sto lavorando con... abbiamo trovato un manager per l'estero che ci sta dando una mano a trovare delle cose, però finora ho trovato una data, ma estate dell'anno prossimo. Ah vabbè, c'è un po' di tempo per organizzarsi. Sì, ma siamo stati in Repubblica Ceca quest'estate, è andato molto bene, sono andato con le Wagon, con i Discharge, è stato figo. Senti, parlavamo prima del feeling, dell'ambiente che c'è in Irlanda. Pensare di portare gli Shandon in Irlanda, come può essere? Ci ho provato perché sono appena andato e ho parlato con un promoter spiegandogli che ho una band che si chiama come un fiume irlandese, come una cittadina irlandese, che suoniamo in kilt, eccetera, eccetera. E lui ascolta ska punk, quindi spero che riesca a farci spazio nel suo festival, anche se non sono tanti soldini, però vediamo. Vabbè, dai. Ottimo, ti rilascio tornare alla guida e ci riaggiorniamo poi dopo dal locale, grazie. Yeah. It's Sean Chantel.